Benvenuto Claudio Istanbul, Madonna. La tua Madonna con la macchina di tutti. Cos'è che ti ha fatto la vocazione per inseguire la verità? Sicuramente tutto nasce là. So che sembra una banale risposta, ma è Allah che sceglie i suoi servi, sceglie chi portare sulla retta via. A questo proposito vorrei fare solo una piccola citazione di un versetto. Mai la guida sulla via salvezza a quelli che tendono al suo compiacimento. Dalle tenebre li trae alla luce, per volontà sua li guida sulla retta via. Questo è un versetto del Corano. E è lui che decide, è lui che decide di portare le persone sulla via di Allah, sulla via della verità. Ci puoi raccontare un po' come hai fatto a conoscere il signor Adan Oktar? Adan Oktar, tramite i suoi siti internet, tramite le sue meravigliose opere, 120 siti internet se non vado errato, e 300 libri scritti. Si può trovare veramente l'evidenza dell'esistenza di Allah, del Creatore. Libri chiari, semplici da capire, nei quali proprio si evince la verità di questo immenso Creatore che ha mandato il nostro Adan Oktar a insegnarci la verità, tirarci dalle tenebre alla luce. Qual è stato il fulcro principale che ha portato ad affermare che questa sera la scienza, paragonata con di fianco il Corano, è spiegato in maniera eccezionale in tutti i suoi versi, i versetti, le sue sura, nel quale non c'è alcun dubbio che si tratti della parola del nostro meraviglioso creatore, di Allah, lettera, in ogni suo complemento. Adan Oktar ha fatto un lavoro incredibile, continua a fare questo lavoro incredibile, togliendo la menzogna che hanno praticamente inculcato nelle menti delle genti, le bugie che hanno detto, facendo apparire la verità per come realmente è, che esiste il Creatore. Diciamo che la teoria di Darwin è una prova scientifica. La teoria di Darwin sostanzialmente è una menzogna ed è semplicemente una teoria, niente a che vedere con la verità. E come mai secondo te viene insegnato in Occidente la teoria di Darwin così in modo diciamo aggressivo e comunque pensiero contrario viene praticamente proposto? Ma perché come sempre è stato nella storia esiste il male. Esiste il bene. Il male chiaramente dilampa nelle genti, togliendo la verità, togliendo l'amore, togliendo tutto ciò che è Allah, rimane la menzogna. La menzogna viene divulgata a macchia d'olio affinché le persone non riconoscano la verità, non riconoscano il Creatore e si attacchino alla vita terrena. Diciamo che in Occidente c'è questo punto di ideologia o religione chiamata Darwinismo. Il darwinismo ha preso piede totalmente nella nostra società, soprattutto nella nostra società occidentale, portando le genti a odiarsi l'uno con l'altro, a scaturire guerre inutili, a spargere sangue, a creare tutto ciò che non è amore, che non è divino. Dunque, in conclusione, cosa vorresti consigliare ai nostri fratelli cristiani in Europa? Io voglio dire a tutti col cuore, Allah che parla con la mia bocca, unitevi a questo grande creatore, scopritelo, scoprite chi è veramente Allah, è qualcosa di veramente bello che non si può veramente trovare parole per dirlo, ma è qualcosa di veramente meraviglioso, è il nostro creatore, colui che ha reso possibile la vita. Mashallah. Vedi, non ce la faccio, vedi. Mashallah, alhamdulillah.